Si gioca da poco più di 30 secondi il Vicenza per agganciare la zona playoff, il Piacenza per allontanarsi dalla zona playout. La sfida del Menti si può inquadrare così. Il tecnico vicentino Maran insiste con il modulo 3-5-2 con Russo tra i pali, in difesa Martinelli, Gianni e Schiavi, a centrocampo Di Matteo sulla destra, Gavazzi sulla sinistra con Morosini, Paro e Botta in mezzo, in attacco il tandem Abruscato e Tulli. 4-4-2 invece per il Piacenza di mister Madonna con Cassano in porta, linea difensiva con Zenoni, Zammutto, Ricler, Anaclerio, in mediana Marchi, Cofi, Catinali e Bianchi, in avanti Piccolo e Guerra. Giornata di sole, circa 23 gradi, terreno in perfette condizioni, spettatori poco più di 6.000, dirige Ostinelli di Como. 0-0 il punteggio tra Vicenza e Piacenza, linea allo studio. Questi sei campi collegati per quanto riguarda Empoli, Padova. Doni porta sul 2-0 l'Atalanta sulla Triestina. È Vicenza che interviene per segnalare il vantaggio del Vicenza. Dopo un minuto di gioco, gol di Abruscato, Vicenza 1, Piacenza 0. Linea chi stava forma parlando. A Vicenza la squadra di casa è riuscita a portarsi in vantaggio dopo un minuto di gioco, quindi Vicenza 1, Piacenza 0, si sta giocando nel secondo tempo da poco più di 3 minuti. Per l'appunto raccontavamo incursione di Tulli sulla destra, perfetto cross a centro area dove Abruscato è riuscito a saltare più in alto di tutti e di testa è riuscito ad insaccare il gol numero 14 dell'attaccante vicentino. Vicenza che comunque non sembra assolutamente pago di questo vantaggio, tanto vero che sta ancora attaccando, cross a centro area dove Tulli aggancia molto bene, conclusione dell'attaccante vicentino che comunque va abbondantemente sopra la traversa. Un Vicenza pimpante, più determinato in avvio di questo secondo tempo, un Piacenza che invece è costretto a ripiegare in difesa. Ribadisco quindi il punteggio, Vicenza 1, Piacenza 0, si sta giocando da poco più di 4 minuti nel secondo tempo, linea allo studio di Roma. Tutto pronto. È Vicenza che interviene per segnalare il pareggio del Piacenza, Vicenza 1, Piacenza 0, gol di Zammutto, linea a chi stava parlando. Momento Ungaro, ripete il punteggio. Vicenza 1, Piacenza 1. Dove si è arrivati al 28esimo minuto di gioco, per l'appunto è cambiato il punteggio tra Vicenza e Piacenza, adesso siamo sull'1-1 in virtù del gol realizzato da Zammutto al 25esimo minuto di gioco. C'è stata una conclusione di Catinali deviata per l'appunto da entro l'area da Zammutto, una deviazione che potrebbe essere stata decisiva per l'appunto per spiazzare il portiere Russo. Poi c'è stata una immediata reazione del Vicenza che ha colpito al 26esimo con Morosini, grande conclusione da fuori, sicura comunque la parata del portiere Cassano. Adesso è il Vicenza che continua ad attaccare, una conclusione da fuori ancora di Paro questa volta che comunque non ha impensierito Cassano e quindi adesso è tutto da rifare per le due squadre che sono costrette per appunto a cercare la vittoria, il Vicenza per agganciare la zona playoff e il Piacenza per allontanarsi quanto più possibile invece dalla zona playout. Ribadisco il punteggio 1-1 tra Vicenza e Piacenza quando siamo vicinissimi alla mezz'ora di gioco, linea allo studio di Roma. È Vicenza che interviene, scusa Zennaro, gol di Tulli per il Vicenza quando siamo arrivati al 38esimo minuto di gioco, Vicenza 2, Piacenza 1, linea te Massimo Zenaro. Dove si gioca da 39 minuti e 30 secondi, come abbiamo detto poco fa il Vicenza si è portato in vantaggio sul Piacenza grazie al gol di Tulli realizzato al 38esimo minuto di gioco, quindi la situazione Vicenza 2, Piacenza 1. Grande gol dicevamo di Tulli, l'azione è nata da Abruscato che ha vinto un contrasto su Ricler, sul rimpallo si è avventato Tulli che è stato bravissimo a dribblare il portiere Cassano e poi ad insaccare pressoché a porta vuota, quindi Vicenza 2, Piacenza 1 pronta, vediamo la reazione della squadra emiliana che si è portata nell'area di quella vicentina, ribatte comunque il Vicenza, adesso il pallone staziona nella zona centrale del campo, pallone a campanile sul quale si avventa comunque il Piacenza con lo stesso Ricler che si è portato in avanti, palla adesso in fallo laterale. Rivediamo il parziale, Vicenza 2, Piacenza 1, linea allo studio. È Vicenza che interviene, gol del Vicenza con Misuraca, Vicenza 3, Piacenza 1. Dove si sta giocando da 45 minuti e 40 secondi, il Vicenza ha realizzato adesso il terzo gol con Misuraca, l'attaccante entrato in campo da poco si è reso protagonista di un perfetto pallonetto, grandissima precisione con il quale è riuscito a superare il portiere Cassano. 3 i minuti di recupero comandati dal direttore di gara Ostinelli di Como, adesso ne mancano 2, quindi il Vicenza avrà la possibilità di amministrare questo preziosissimo vantaggio. Rete, lo ribadiamo, di Misuraca per il Vicenza per il 3-1 parziale quando siamo arrivati al 46esimo minuto e 10 secondi, linea allo studio di Roma. Andiamo avanti. Vai. Per cercare di dare in diretta. Scusa Raffa, finale da Vicenza, il Vicenza ha battuto il Piacenza con il risultato di 3-1, a te la linea.